Bentornati ragazzi, questo è Epni e benvenuti in un nuovo episodio di Road to Commander. Oggi, a differenza dei soliti gameplay, abbiamo sempre fatto modalità standard. Giocheremo su veterano, uccisione confermata. Confermata. Sì, confermata dell'autobus. Intanto facciamo una mappa che non abbiamo mai fatto. Io voterei Overflow perché Raid l'abbiamo già fatta nel mio video. Voi tutti che mi ascoltate in sala, maledetti. Allora, facciamo così. Portiamo il gruppo, invitiamo anche ByTweets che mi sta invitando, così per rispettare anche la promessa fatta lo scorso episodio. Allora, anche BlastMC, guardate, lo ringrazio per l'emblema, ma non c'era bisogno. Comunque, cosa stavo dicendo? Ah sì, non ho mai fatto veterano su Black Ops 2, che voi ci crediate o no, non l'ho ancora mai fatto, quindi non so a cosa andremo incontro. Sicuramente... Overflow, overflow, bastardi. Sicuramente prenderemo i cazzi in faccia, ma in una maniera imparagonabile, perché comunque, cioè, uno che non è abituato nemmeno a giocare a standard, manca poco. Va su coso, su veterano, con la gente, guardate, OP, prestigio 50, prendi i cazzi in faccia. Comunque, la classe di oggi ora non me la fa vedere, non mi fa... Aspetta, crea una classe. Questa qua, utilizzeremo il Type 25 con mirino. Estrazione rapida, vabbè, 5-7, due stordenti, come al solito. Quando sbloccheremo genieri metterò due granate perché sono troppo forte a tirare granate, ve lo giuro, sono il bombarolo. Vabbè, specialità leggero, acciaio, destrezza, insomma, sempre quelle lì sono alla fine. Ricompense di oggi però sono speciali perché sono tutte guidate da me, tranne il drone, vabbè, comunque il drone lo considero guidato da me. Sono la macchinina RCXD. Il drone da spaccare in faccia, che ci sta sul cazzo, e il Dragonfly, l'elicotterino, quello lì, della Jigmeknico, non so se ve lo ricordate. Allora, oggi siamo su Overflow in Pakistan, in Peshawar. E ricordatevi, nei tipi di partita veterano, puoi visualizzare la minimappa dal menu di pausa, certo, io mi fermo, pigio la minimappa, sto lì, vero, ma vaffanculo, Treyarch. Allora. Vediamo un po', prendiamo la nostra classe, vediamo di... Ma come funziona qua? C'è il fuoco... C'è il fuoco amico o no? Non lo so. Cioè, tipo, se io sparo a un compagno, è ricochet o no? Cioè, muoio io o no? Enrico c'è? Non c'è Enrico? Ok, basta dire cazzate. Guardiamo, lì di solito esce tipo... Oh, milioni di... Lui viene colpito ma non muore! Attenzione! Questo veterano già mi puzza molto. Però una cosa positiva è che non c'è il rientro. Ecco, per coloro che avevano suggerito di fare più volte partite su Cattura la Bandiera, ragazzi, io non vi consiglio di fare Cattura la Bandiera. Cioè, non vi consiglio di consigliarmi di fare Cattura la Bandiera per il semplice motivo che Cattura la Bandiera prevede un rientro non indifferente, ve l'assicuro. Sono tipo 13 secondi ogni volta che morite. E soprattutto, anche quando muoiono i nemici, c'è il rientro anche per loro, giustamente. Quindi troviamo non sempre, spesso gente a giro per la mappa, quindi secondo me verrebbe fuori una partita noiosa. Se poi, vabbè, insistete che io faccia un episodio su Cattura la Bandiera, io ve lo posso anche fare, però sinceramente preferirei di no, ma io faccio anche quello e mi dite voi giustamente perché faccio video, non so... Oh, affanculo. Non solo per divertirmi, anche per comunque coinvolgere voi in questi appunto video. E mi fa piacere sapere quello che volete, lo sapete bene. Allora, vediamo un po' che si può fare qui. Io me la camperei qua sopra. Lui non muore, scendiamo. Le targhettine sono importantissime, eh. La prima cosa che dovete fare è cercare di recuperarla. Quella che avete ucciso, quella che avete perso. Se siete nei paraggi. Perché comunque ogni volta che uccidete qualcuno non succede niente. Il tutto succede quando semplicemente raccogliete la targhettina. Quella rossa è per negare l'uccisione all'avversario. Ma stai dicendo, ma che cazzo ce ne frega Stefano, sei un idiota, è uscito dagli anni, oh Dio. Vabbè, io ci tengo sempre a informare chi guarda i miei video di quello che sto facendo, perché può sempre passare qualcuno che magari se ne fotte dei videogiochi, vede un gioco, dice, ma vediamo questo cosa sta facendo. Oddio, ma stava strisciando, sbaglio. E dice, ma vediamo questo cosa sta facendo. Se non capisce, invece magari io lo spiego. Ma se io mi butto qui muoio? No, ok. Allora, distendiamoci, buttiamo... Oh, prima c'è questo. Il nostro aeroplanino della morte. E ora facciamo partire la nostra RCXD, che oggi immedesimeremo nella mia macchina, ragazzi. Eccolo, uno, boom! Ucciso. Perché chi non lo sapesse, per chi non lo sapesse, ragazzi, io ho preso la macchina. Ho sempre voluto fare un vlog in macchina, però non mi è mai capitata l'occasione. Ora, magari che dico questa cosa, può darsi che mi ritaglierò magari un po' di tempo per farlo.
La mia macchina è una Lancia Y Elefantino del 1997, quindi molti di voi avranno la sua età, come me. Wow, mamma mia, sono un pro, sono molto più forte in veterano che in standard. Che è sta storia? Forse perché ho i riflessi da portoricano e sono avanzati in confronto agli altri. Attenzione, la gente però non muore da monocolpo, mi tocca tirargliene a due. Dragonfire, tiriamolo, il nostro elicotterino, via. Si parte. Allora, mi si faceva salire, ok, con R2 si sale, vado da lui, mori, e uno. Vedete perché mi garba il Dragonfire su veterano? Perché shotta la gente. Shot the people everywhere. Where are you? Where are you? Where are the people? Non vedo nessuno. Lui? No, 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 scendi, scendi, scendi. Ti stai rovinando, ti stai distruggendo. Mi ero dimenticato che deve mantenersi sempre a una certa altezza, a una certa quota. Visto che è fatto di monocircuito e di... È un giocattolo, in poche parole. Un giocattolo che spara. Intanto mi hanno sparato in testa. Steve Mintz, verrò a vendicarmi. Ovunque tu sia, ti troverò e ti spaccherò il culo. Dove sei? Intanto ammazzo il tuo amico qui sotto. Ecco, una cosa brutta di Dragonfire è che non puoi raccogliere le targhettine dopo. Vabbè. È un problema che possiamo semplicemente... Wow, 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 wow. Evitare. Facendo raccattare i nostri amici. Attenzione, guardate i Dragonfire. Sono un pilota. Il pilota di elicotterini. Uccisione confermate. Grandi loro. Guardate come si devasta. Sali, 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 sali. Lui muore adesso. Shottato. Anche lui alla finestra. No, mi hanno preso. Il Barone Rosso. Ok, basta. Andiamo. Abbiamo fatto abbastanza. 24. Not bad. Very not bad. Allora, vediamo un po'. Figlio di puttana. Cioè, hai tradito la tua patria, stronzo. Ma ha ucciso un compagno, l'avete visto, no? Ma ha ucciso Trindam... No, dov'è? Keizer Mere, Keidra Mere. Oh, mi ricordo, non si chiama. Lascia uno. Eccoci. Come regalare le kill agli avversari? Affacciatevi alle finestre, guardateli, salutateli, stirate i panni, stendete i panni e poi fatevi sparare direttamente in faccia. Nuovo tutorial, by step. Allora, saliamo, questa è una prigione, se non sbaglio. Qui c'era il nostro killer, era qua, da queste parti. Non c'è più. Meglio così, andiamo a cercarne un altro. Anche se qui... Oh, che cazzo... I nemici iniziano a uccidersi da solo. La pazzia è entrata nel loro sangue ormai. Non trovo più nessuno. Dai, affacciati. Affacciati, basta. Migrazione ostri in corso. E non puoi elogiare in un episodio, appunto, la connessione, che l'episodio dopo crasha. Ma è giusto così? Non lo so. Puttana merda, ditemelo voi. Migrazione host, dai. O lo trovi o mi butti fuori subito, perché io, sinceramente, di perdere tempo qui non ne voglio. Oh, meno male, l'ha ritrovato. Per fortuna. Le volte in cui crasha totalmente sono ancora sporadiche, sì, e quindi siamo stati fortunati. Spesso il rumore dei... Eccoci. Come minimo ha abbandonato quello lì che era alla finestra, sta a vedere. No, col cazzo, si è dimenticato di me e viene shottato così da Just Worthless. Muore anche te, anche te. Con l'ultimo colpo, attenzione, i numeri. Doppia uccisione confermata, prendiamo le targhettine, lì dietro c'è uno, qui sopra c'è uno. Mamma mia, sto devastando, venite! E muore, così. Pazienza. Allora, si riparte. R6D, anche detta Lancia Y Elefantino, parte alla ricerca di un prossimo nemico da uccidere. So già dove andare, so già dove andare. Qua sopra c'è il nostro killer. Non posso prendere le targhettine con questo, è sfiga. Dirk mi ha ucciso, bene, ti vendicherò, mi vendicherò. Dove sono i nemici? Spostati, aiuto! No, sto per esplodere! Sto per esplodere! Dov'è un nemico? Dov'è un nemico? Dov'è un nemico? Un nemico laggiù, l'ho visto, inseguitelo, è là! No, vaffancuore. Non ce l'abbiamo fatta. R6D buttata ai maiali, se così si può dire, anzi, così si può dire. Andiamo a sta targhettina, ma quanto stiamo di risultato? 47 a 50, bisogna arrivare a 100, ancora c'è un po' da pedalare, allora. Vediamo un po', perché qui le targhettine, ragazzi, a meno che non fate start, come... No, mi sa che non si vede nemmeno... No! LOL! LOL! Uno di voi, Blast MG, è stato espulso. Che... Ora mi manderà un messaggio tipo, scusa Step, poveraggio. Tranquillo, non è successo niente, anzi mi dispiace che tu sia stato buttato fuori perché per sbaglio mi sono messo nel mezzo. Allora, come vedrai dal gameplay non l'ho fatto apposta, ma stavo solamente guardando fuori dalla finestra. Allora, ecco una cosa grande, ecco mi invita, poveraccio. Devo finire ormai l'episodio, te l'ho detto, stavo registrando purtroppo. Allora, vediamo, comunque qui in veterano lui si butta, vuole la targhetta. Gliela rubano. Lui si butta, vuole la targhetta. Lascia uno.
Ehi stronzo, con chi credi di avere a che fare? Qui c'è Stefani. Ok, basta fare versi come un coglione. Prendiamo la targhetta e scappiamo. Giriamoci. Dai, ci bisogna arrivare a 100, ragazzi. Siamo ancora a 62. La strada è lunga, molto lunga. Scusa, vedi? Poveraccio, no, tranquillo, tranquillo. Tanto spero vedrai questo video e... Non è colpa mia se... Ti hai buttato fuori. Cioè, se era per me non ti buttavo fuori. Alla fine non mi hai fatto niente. Perché le uccisioni non me le conta nemmeno, quindi... Cioè, le uccisioni da amico... Non le conta, quindi non sarebbe stato un problema per quanto mi riguarda. Allora, vediamo un po'. Riprendiamo il controllo della situazione. Qui è da un po' che non si fa una kill, eh? Puttana merda. Eccolo lì, uno. Ce n'era uno laggiù, mi sembra. Veloce, 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 veloce. Corri, corri. Buttati giù. Stanno inseguendo in 5, in 6, in 7, in 8, in 1000, 1000. Allora, guardiamo un po' la zona. Veloce, corri, entra dentro. In vita. E dopo si rigioca, tranquillo. Errore mio. La mira di merda. Ci sta, ci sta. Veloce. 32-11. Dai, non stiamo giocando male. Siamo pure i primi. Cazzo. Sto carriando. Oh, questa partita. Uccide uno. Vediamo se trovo altra gente. Nessuno. Saliamo, saliamo. Sali, 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 sali. Allora, di qua. Non ci dovrebbe essere di qua. Ma là c'è By Twitch. Quindi dovrebbero essere di qua i nemici. Non sbaglio. Ricarichiamo quest'arma. Vediamo, eh. Lascio uno. Eccoci. Ma mica, i miei compagni mi uccidono in continuazione. Anche By Twitch ora. Ora buttano fuori pure lui, si ride. Ma questo vuol farvi capire che non dovete voler fare gli episodi con me, perché verrete espulsi irrimediabilmente. Guardate, ai Red Ultimate è stato espulso. Lol. Poraccio. Tanto il gatto miagola. Speriamo. Wow! Mia madre non verrà ad aprire la porta per farlo entrare qui. Poi inizia a miagolare qui. Disturba il gameplay. Il gameplay live. Guardiamo, perché di là sono stati espulsi già in due di là e uno da noi, però da noi è già rientrato, di là ancora no, quindi siamo 6 contro 4. Bella roba, sì, allora distendiamoci qua, tiriamo la nostra lancia e andiamo a cercare la kill. Secondo me sono qua giù alla base, al porto, sono al porto, secondo me. Attimo, mi vola intanto l'RCX di... Attenzione, eccolo, eccolo qui, non ci scapperà, non ci scapperà il bastardo, è ucciso. Ricordiamoci che è veterano, quindi il range dell'esplosione... Potete farlo anche proprio da lontano, visto che uccide easy. Ecco, una cosa che mi garba molto è che non c'è il respawn qui. Cioè, anche nemmeno minimo. Il minimo respawn non c'è, è una cosa positiva. Perché come uno standard, soltanto si muore con un colpo. No, con pochi colpi. E non c'è la visuale morte, ecco. Questo è tutto. Tiriamo l'aeroplanino. Andiamo a killare qualcuno, l'aeroplanino. Quanti aeroplanini c'ho? Uno solo? Che cazzo. Attenzione, kill, campo kill. 39-11, not too bad, not too bad. Vedo due targhettine, le prenderà lui ma morirà tipo 3-2-1, muore adesso. Impazzito, spara ai muri, la partita è finita. Finita per il tempo limite, credo, non per le uccisioni, perché siamo arrivati a 96. Sono stato superato all'ultimo da By Twitch, uno di voi, che ha fatto 23-23, ma ha confermato 27 uccisioni, a differenza mia ne ho confermate solamente 19. Allora, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, CHI, CH. Ci prego, scrive 2000 like. Se lasciate 2000 like, io vi sposo. Non cadrà mai. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Io vi saluto. Questo è Plinio.